prima classe costa 1000 lire, la seconda 100, la terza dolore spavento, pizza di sudore dal portaporte, ovvero il mare morto. Se il capitano mi stia a sentire, ho belle ponte le mie. Buon Natale! Buon Natale a tutti, ma prima di tutto buon Natale a quelli che sono costretti a viaggiare in terza classe e anche a quelli che una volta viaggiavano in seconda e che adesso sono precipitati in terza classe pure loro. Per esempio l'imprenditore Soso, di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate. La banca Unicredit ci chiede di precisare che i guai di questo imprenditore sono cominciati quando ha dovuto firmare degli assegni a vuoto, non coperti, scoperti. E poi quando i suoi immobili sono stati sequestrati, non perché l'Unicredit aveva avviato l'azione legale, ma perché l'aveva avviata la Banca Popolare Vicentina e Unicredit si era accodata, diciamo, perché era un creditore. E poi ancora ci chiede di precisare che anche se il perito aveva giudicato, il perito del Tribunale, il perito del Procuratore della Repubblica, aveva giudicato i tassi praticati da Unicredit tassi quasi usurari, bene, invece il giudice ha archiviato, perché ha detto che questi tassi non erano usurai, il fatto non costituiva reato e che soprattutto non lo costituiva questo reato il fatto perché insomma questi tassi erano praticati sullo scoperto. Fatto sta che Soso ha fatto ricorso alla Cassazione e fatto sta che è precipitato, come abbiamo detto prima, in terza classe perché non è riuscito a far fronte ai debiti con le banche. Ma a giudicare dalle reazioni che seguono le nostre trasmissioni, lo devo dire che ci guarda un bel numero di persone. E devo anche dire che voi siete proprio riusciti a fare una cosa straordinaria. Dovete essere fieri di aver fatto vivere un pezzo di servizio pubblico su una rete zero, cioè, ovvero su una rete che parte sempre da zero, insomma, quando comincia le sue trasmissioni. E anche di aver fatto in modo che queste trasmissioni, 8 fino a questo momento che noi abbiamo fatto, potessero vivere soltanto con le risorse pubblicitarie che hanno recuperato sul mercato. A volte a leggere certi giornali, a volte a vedere insomma l'atteggiamento di certi partiti, mi viene anche a me la voglia di mettermi alla finestra, di dire, bah, vediamo cosa fa questo governo che, per esempio, anche in materia televisiva, promette di fare cambiamenti epocali. Ma poi sento nascere intorno a me questo senso di vuoto di cui vi ho già parlato e sento anche, soprattutto tra la gente più umile, crescere un sentimento di intolleranza, di rabbia, quasi una mancanza di speranza. Ha detto Paul Krugman che gli sembra di intravedere qualcosa che assomiglia agli anni 30. Bene, anche a me sembra di vedere una cosa di questo tipo. Quindi penso che è meglio che noi andiamo avanti e quindi ci rivedremo il 12 di gennaio, di giovedì, per una nuova serie come vi avevo promesso. Solo che voi dovete sapere che questa nuova serie potrà vivere, potrà affermarsi solo se la vostra partecipazione, la vostra spinta resterà viva, perché su una rete zero, senza la partecipazione della gente, insomma, non si può stare. Quindi è fondamentale. Dovete decidere voi se vale la pena metterci questo impegno oppure se è arrivato il momento di usare il telecomando per cambiare canale. In fondo il potere sulla nostra esistenza, sull'esistenza di questo servizio pubblico è tutto nelle vostre mani. Io personalmente starei attento a lasciar fare tutto al presidente Monti, al presidente Napolitano, a lasciare tutta l'iniziativa nelle loro mani e voglio approfittare per fare degli auguri di cuore sinceri sia al presidente Monti che al presidente Napolitano. Perché io credo che senza la nostra partecipazione non saranno loro a restituirci né la RAI né il biglietto di prima classe al quale abbiamo diritto, se no tanto vale mettersi nelle mani di padre indignato.